Ieri ha partecipato a questo convegno, no, che ha creato molte polemiche. Rivendica questa partecipazione? Salvini ha preso le distanze? È grave che nelle aule istituzionali si portino teorie non vagliate dalla comunità scientifica. Assolutamente sì, gravissimo. Noi faremo tutte le azioni, anzi già in conferenza dei capigruppo porrò la questione al Presidente, quindi fra mezz'ora. La quale ha preso le distanze, naturalmente dobbiamo evitare che le distanze si prendano dopo. Porto un saluto a tutti quei medici che hanno avuto il coraggio, sono andati nelle case a visitare i pazienti e a seconda di come li hanno trovati hanno prescritto loro delle cure. E in molti casi queste cure hanno evitato l'ospedalizzazione. Lei ieri ha partecipato a questo convegno, no, che ha creato molte polemiche. Rivendica questa partecipazione? Salvini ha preso le distanze? In riferimento a qualcuno che considera queste cure precoce domiciliari, le chiama fantomatiche, come se non esistessero. Quello che noi diciamo è che se per combattere questa pandemia abbiamo diverse armi, usiamole tutte. Noi siamo qui solo a ribadire l'importanza di usare tutti gli strumenti di cui abbiamo necessità. Il buon senso va in questa direzione. Le strumentalizzazioni, sinceramente, non penso che siano utili al bene e alla salute dei nostri cittadini. Perché oggi no? Si buona fa passare giornata. Come un'idea dei singoli parlamentari. Lei c'era in qualità di presidente del gruppo. Buona giornata a tutti. E ieri in Senato, no, la Lega ha portato questo convegno con le teorie sull'ivermectina, l'idrossiclorichina. È grave che nelle aule istituzionali si portino teorie non vagliate dalla comunità scientifica. Assolutamente sì, gravissimo. Noi faremo tutte le azioni, anzi già in conferenza dei capigruppo porrò la questione al Presidente, quindi fra mezz'ora. La quale ha preso le distanze, naturalmente dobbiamo evitare che le distanze si prendano dopo. Bisognerebbe prenderle prima e quindi ora vedremo per questo e perché non si verifichi più in futuro. È ancora più grave perché è un partito che comunque sostiene questa maggioranza e poi c'è un ulteriore paradosso secondo me che nasce dal fatto che la Lega continua a dire che sono contrari all'obbligo vaccinale e che il cittadino va convinto, ma se chiaramente tu lanci messaggi ambigui è difficile convincerlo poi a vaccinarsi e questo poi diventa un problema per tutto il paese. Senatore, posso chiederle se lei rivendica la presenza al convegno di ieri, no, che ha suscitato polemiche, pare che Salvini abbia preso le distanze